Reumatologia e personaggi famosi. Con noi abbiamo il direttore dell'unità operativa di reumatologia dell'ospedale San Donato di Arezzo, il dottor Ferruccio Rosati. Allora, possiamo definire l'aspetto di reumatologia di questa branca molto giovane, perché sono circa 20-30 anni, no, dottore, che si è focalizzata? Diciamo che se oggi possiamo fare una fotografia della reumatologia, verrebbe una fotografia mossa. Perché tante sono state le evoluzioni negli ultimi 20-30 anni che anche noi siamo molto impegnati a seguire questa evoluzione. Siamo partiti da un andamento molto lento nell'impostazione e nel trattamento delle malattie reumatiche, ma dagli anni 90 in poi, mentre prima le malattie reumatiche venivano quasi inseguite, accompagnate nella propria evoluzione senza poter in nessuna maniera contrastarne l'evoluzione, dagli anni 90 siamo riusciti a opporre, potrei dire, una barriera all'evoluzione stessa delle malattie e quindi quello che era fino a 30 anni fa il rischio di finire in carrozzina per un'artrite reumatoide, oggi possiamo parlare di possibilità di remissione della malattia. Infatti qui vediamo dei grafici anche che... Dà l'idea delle novità che sono state introdotte negli ultimi 20-30 anni. Lei mi sta parlando di farmaci attivi che possono aiutare le persone affette da artrite reumatoide. Certamente, perché la prima vera grande rivoluzione è stata l'introduzione del metotrexato al fine degli anni 80. Poi abbiamo vissuto la novità rivoluzionaria dei farmaci biologici del 2000 e ora stiamo vivendo un'altra ulteriore grande novità, le cosiddette piccole molecole, che sembrano avere un'efficacia superiore ai biologici che stiamo utilizzando tuttora. Attualmente. Tuttora. Allora, ma il nostro titolo è Personaggi famosi nella storia, no? E quindi Che cosa vogliamo mettere sotto la lente di ingrandimento? Ma io vorrei subito parlare della famosa gotta della famiglia dei Medici. Ecco. Perché sembra che prima del 1800 l'unica malattia reumatica che fosse conosciuta sia stata soltanto la gotta. Si parlava solo di gotta. Certo. E quando invece negli ultimi anni sono stati studiati i resti di alcuni personaggi della famiglia dei Medici, famosi della famiglia dei Medici, sono state trovate invece alterazioni inequivocabili di artrite reumatoide in molti personaggi. Quindi possiamo dedurre che in quei secoli, prima del 1800, non erano riusciti a individuare esattamente patologie diverse e tutte le artriti vennero codificate come gotta. Mangiavano molta carne, erano i signori più che altro colpiti, infatti, quindi mangiando questa tipologia si pensava che fosse proprio questa, esatto, no, infatti l'incriminata. Esatto, gotta, malattia dei ricchi, invece soltanto in un caso sono state riscontrate lesioni sicuramente attribuibili a gotta, mentre in preda artrite reumatoide. Allora, abbiamo parlato della famiglia dei Medici, poi vediamo Renoir. Questo Renoir, come vedete, fino a 30 anni fa il rischio di finire in carrozzina era lampante, si poteva finire in carrozzina per un'artrite reumatoide. E vedete, Renoir, vissuto 100 anni fa, era finito effettivamente in carrozzina. Sì. Infatti lui teneva un pennello tra due dita, e la tela veniva sollevata, abbassata, sì, a secondo dove lui doveva dipingere, sia nella parte alta o nella parte bassa. Quindi il rischio di venire in carrozzina era evidente ed era possibile fino negli anni 70-80. Quindi voglio dire, per questo che l'abbiamo chiamata anche una scienza giovane, no? Volendo definirla così. Poi abbiamo anche un altro grande personaggio famoso che insomma ha cambiato la chirurgia, certo, per quanto riguarda appunto il cuore, no? Certamente, Barnard è rimasto nella storia della medicina per aver effettuato il primo trapianto cardiaco. Ricordo benissimo che è stata una notizia assoluta. Io ero bambina, me lo ricordo come se fosse adesso. Tipo lo sbarco sulla luna, sì, potrei dire. Identico. E Barnard, però, dopo 15 anni dal suo primo trapianto, ha dovuto smettere di operare perché è colpito da artrite reumatoide. Ma il rapporto con la reumatologia non è soltanto che Barnard è stato colpito da una malattia reumatica. E anche la sua perseveranza a proseguire nei trapianti che ha mantenuto viva la necessità di approfondire il problema del rigetto degli organi trapiantati. E quindi questa sua convinzione nella sua tecnica, nella sua necessità dei trapianti ha portato nel 79
a introdurre in commercio la ciclosporina, che ha rivoluzionato, ricordiamo, certo, la storia dei trapianti. E anche oggi la ciclosporina, anche se in misura minore, e altri farmaci che sono stati introdotti successivamente per contrastare il rigetto dei trapianti, vengono utilizzati in reumatologia in alcune manifestazioni viscerali in corso di connettività. Quindi farmaci dedicati al rigetto servono per curare l'artrite? Alcune manifestazioni di connettivite o di artrite. Quindi c'è un doppio legame perché in reumatologia i farmaci, alcuni sono stati progettati e studiati specificatamente per malattie reumatiche, altri invece sono stati cooptati da altre specialità perché hanno dimostrato di avere un'azione immunosoppressiva specifica in alcune nostre malattie. Come non dimenticare poi un altro esempio importante, la grande Anna Marchesini, no? Che la vedete, insomma, le mani erano completamente deformate, no? Sì, completamente alterate. Vedete anche da questa diapositiva che nelle ultime passaggi di Anna Marchesini. Anche il volto, insomma. Sì, vedete che ancora oggi, questa diapositiva dimostra che ancora oggi, nonostante tutto, alcune forme di artrite possono avere un'evoluzione difficile da contrastare. Devastante. Certo, però sicuramente in questo caso di Anna Marchesini l'artrite era iniziata molto presto e quindi non conosco esattamente la storia clinica, però oggi si sono stati introdotti nuovi concetti come finestra terapeutica, che indica che una diagnosi precoce, un trattamento aggressivo precoce, come avevo già premesso all'inizio, può contrastare l'evoluzione della malattia. Quindi il compito nostro, oggi siamo in grado di poterlo fare, è arrivare ad una diagnosi precoce, impostare il più presto possibile un trattamento aggressivo che possa permettere di bloccare l'evoluzione della malattia. E questo è molto importante e ora riusciamo a farlo e ottenerlo. Allora io ringrazio il dottor Ferruccio Rosati, ve lo ripresento, direttore dell'unità operativa di reumatologia dell'ospedale San Donato di Arezzo.